Previdenza, la CISL rilancia la necessità di introdurre flessibilità al sistema pensionistico. Per la Fisascat è prioritario preservare anche il secondo pilastro. Bancari, massiccia l'adesione allo sciopero indetto dai sindacati di categoria contro la disdetta unilaterale del contratto nazionale comunicata dall'ABI. L'affondo di Giulio Romani, segretario generale della FIBA CISL. Il gruppo di distribuzione farmaceutica Comifar ha disdettato tutti gli accordi del contratto integrativo aziendale. I 1.800 impiegati in stato di agitazione. Essere benessere, troppe incertezze sul piano di rilancio aziendale e nessuna garanzia sul pagamento delle retribuzioni. I sindacati proclamano lo stato di agitazione. Presentata la piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo dei lavoratori del settore commerciale di Warwork Folletto, segnali di apertura dell'azienda. Per la rubrica dai territori faremo tappa in Basilicata, Marche e Sicilia. Tra le notizie dal mondo, il workshop di Unione Europa sull'occupazione giovanile nel settore del commercio. Bentornati al TG Lab. Il secondo pilastro previdenziale si conferma la forma di risparmio più conveniente nonostante l'aumento retroattivo della tassazione dei rendimenti dei fondi pensione, passata dall'11,5% al 20%, intervento varato con la legge di stabilità 2015. Per la Fisascat l'applicazione della normativa rischia di frenare la crescita di adesioni al secondo pilastro, consentendo dal mese di marzo prossimo l'anticipazione mensile del TFR altrimenti destinato, per chi aderisce ai fondi pensioni negoziali, aziendali o di categoria, ad accrescere il montante della pensione complementare. È il MEFOP, la società per lo sviluppo dei fondi pensioni partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad indicare i vantaggi di adesione al secondo pilastro previdenziale, deducibilità dei contributi, tassazione agevolata dei rendimenti in titoli di Stato e riduzione del reddito ai fini dell'ISE e del bonus fiscale di 80 euro. E non solo, nel 2014 il rendimento del TFR accantonato in un fondo pensionistico si è attestato mediamente al 7%, contro la rivalutazione dell'1,5% più il 75% dell'inflazione garantita sulla liquidazione mantenuta in azienda. Per la CISL e per la Fisascat è dunque necessario preservare l'opportunità fornita dalla contrattazione, rendendo obbligatoria l'adesione ai fondi negoziali di categoria. Altrettanto prioritario per la CISL definire una revisione del sistema pensionistico pubblico per rispondere alle esigenze di vita delle persone, ai problemi del lavoro usurante e ai cambiamenti dell'organizzazione del lavoro. Il segretario generale della CISL, Anna Maria Furlan, in occasione dell'ultimo comitato esecutivo confederale, ha rilanciato sulla necessità di introdurre una maggiore flessibilità. Bisogna rendere possibile andare in pensione dopo un certo numero di anni di contribuzione in combinazione ad una certa età, ha dichiarato la Furlan, riproponendo il meccanismo delle quote, le cui soglie andranno verificate con l'impatto sui conti pubblici. La Fisascat, che proprio nella flessibilità in uscita intravede l'opportunità per l'entrata dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro, condivide pienamente la proposta CISL. Ed ora un messaggio di solidarietà della Fisascat agli oltre 300.000 lavoratori del settore del credito, ai quali l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, ha disdettato unilateralmente il contratto nazionale di lavoro dichiarandone la disapplicazione dal 1 aprile 2015. Immediata la risposta dei sindacati di categoria, tra cui la FIBA CISL, che il 30 gennaio hanno indetto lo sciopero generale con 4 grandi mobilitazioni a Milano, Ravenna, Roma e Palermo. Una mobilitazione che ha registrato un'altissima percentuale di adesione e di partecipazione. È piuttosto urgente riavviare i negoziati per rinnovare il contratto nazionale e per il quale abbiamo presentato una piattaforma su regole condivise con l'ABI, ha dichiarato il segretario generale della FIBA CISL Giulio Romani, che mette in discussione l'organizzazione del sistema bancario italiano. È urgente ripristinare la correttezza attraverso un nuovo modello di banca, ha dichiarato, un modello che consenta alle banche di recuperare competitività non solo dall'attività finanziaria, ma anche dall'attività di consulenza e di gestione del rapporto con le famiglie e le imprese, con il rilancio dell'attività di credito e di tutela del risparmio. Fisascat, Filcams e Wiltux hanno proclamato lo stato di agitazione di tutti i dipendenti del gruppo Comifar, operatore della distribuzione farmaceutica italiana. Nei giorni scorsi la società ha disdettato tutti gli accordi sindacali aziendali vigenti, stipulati sia a livello territoriale che nazionale. Il recesso della contrattazione avrà effetto dal 30 aprile 2015, ma per i 1.800 lavoratori è già stato abolito il premio di partecipazione. La disdetta sarebbe, secondo Comifar, effetto della crisi. Da qui deriverebbe la necessità di ridurre il costo del lavoro. Fisascat, Filcams e Wiltux contestano le continue ristrutturazioni operate da Comifar e dalla casa madre Phoenix e legate al piano Forward, che in termini economici ha già avuto un impatto pesantissimo sui lavoratori. La Fisascat in particolare aveva auspicato che la ristrutturazione potesse essere considerata conclusa dopo l'ultima procedura di mobilità, che ha portato ad un contratto di solidarietà finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali nelle strutture interessate.
Torniamo ad occuparci di Essere Benessere, la catena di negozi specializzati nella vendita retail di farmaci e di prodotti per il benessere della persona, che il 30 dicembre scorso ha presentato istanza di concordato preventivo in bianco, dando comunicazione di trattativa in corso con un rifornitore di farmaci e con un operatore internazionale che potrebbe risollevare le sorti aziendali. La direzione non ha sciolto le riserve dei sindacati sulle prospettive di rilancio del gruppo e sul pagamento delle retribuzioni pregresse. Fisascat, Philcams e Wiltux hanno pertanto proclamato lo stato di agitazione, annunciando la mobilitazione a livello territoriale. Allo stato dell'arte, il Tribunale potrebbe considerare insufficienti le prospettive indicate dall'azienda e decretare il fallimento con pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali e sulle sorti dei 179 addetti, ha stigmatizzato il funzionario della categoria Elena Maria Vanelli. Di fronte ad una situazione così incerta non rimane altro che attivarci a tutti i livelli e prepararci a fronteggiare con ogni mossa l'ipotesi peggiore. Definita la piattaforma con le richieste sindacali, nel negoziato per il rinnovo del contratto integrativo aziendale dei dipendenti dell'area commerciale di Warwork Folletto. Alla direzione aziendale sono state presentate le linee generali che saranno oggetto di trattativa, tra le quali le migliorie da apportare alle differenze vendita rateale o in contanti, la rivalutazione della provvigione d'incasso e il riaggiornamento del sistema premiante. Warwork Folletto ha manifestato già alcune aperture anche rispetto al sistema provvigionale, ricercando con la Fisascat in particolare un dialogo costruttivo. Ed ora la nostra rubrica dai territori, facciamo tappa a Potenza, dove oltre 300 lavoratori dell'Istituto di Vigilanza La Ronda, travolto da vicende giudiziarie, sono a grave rischio. Ivri e Cosmopol, che ora gestiscono provvisoriamente la società, avrebbero dovuto subentrare nel cambio di appalto, ma hanno disertato il primo atto per formalizzare un'intesa. Una proposta da parte di BBS, azienda partecipata dai gruppi Battistolli e Basile, potrebbe rivelarsi positiva per rilevare il ramo pattugliamento e piantonamento. Un incontro è fissato proprio in questi giorni. Nel frattempo, Fisascat, Philcams e Wiltux hanno confermato lo stato di agitazione. La nostra priorità è la difesa sia dei posti di lavoro che del reddito dei lavoratori, ha dichiarato il segretario della Fisascat Basilicata Aurora Blanca. Perciò riteniamo necessario prendere in considerazione ogni manifestazione di interesse a rilevare le attività dell'Istituto La Ronda. Ed ora andiamo nelle Marche. 50 lavoratori della ditta TFA dei supermercati Ecco di Ancona sono in sciopero ad oltranza. L'azienda non paga gli stipendi da settembre 2014, causando gravi disagi alle famiglie. Il tutto, affermano Fisascat e Philcams, nonostante numerosi incontri e accordi sottoscritti con i sindacati. Nelle Marche, i supermercati Ecco si trovano ad Ancona, Osimo, Castelbellino e Pesaro, per un totale di oltre 100 impiegati. Se non verranno corrisposti arretrati anticipi, le segreterie regionali di Fisascat e Philcams verranno con altre iniziative di lotta oltre lo sciopero. E passiamo alle notizie in campo internazionale. Più lavoro e soprattutto un miglior lavoro per i giovani del settore commerciale in Europa. Questo è il tema di una 2 giorni di workshop per i dirigenti sindacali organizzata a Bruxelles da Uni Europa e da Eurocommerce. La convinzione di Uni è che il commercio possa contribuire alla crescita economica e alla ripresa. Ci sono inoltre buone possibilità per creare impiego tra i giovani europei. Le competenze sociali individuali, soft skills, saranno determinanti per far coincidere la ricerca tra domanda e offerta di lavoro. I percorsi formativi di inserimento nel mondo del lavoro del settore, siano essi nazionali, settoriali o aziendali, vedono un percorso di attività effettiva sul posto di lavoro, perché il candidato possa capire quanto è fatto per il settore, convinzione confermata dalle stime del settore commerciale, che avrebbe bisogno di oltre 22 milioni di nuovi impiegati da qui al 2025, oltre 4 milioni sarebbero nuovi posti di lavoro e oltre 17 milioni le sostituzioni. I salari bassi e l'alta flessibilità creano però un effetto deterrente. I lavori hanno delineato la necessità di un riconoscimento delle competenze raggiunte all'interno del settore, un sistema europeo di qualificazione riconosciuto ovunque. Dario Campeotto, funzionario della Segreteria Nazionale Fisascat, ha partecipato ai lavori a Bruxelles. Ci salutiamo, vi ricordiamo che è possibile consultare il TG Lab anche su Facebook e su YouTube e che potete seguire le notizie in tempo reale su Twitter @Fisascat. Per segnalazioni e suggerimenti vi ricordiamo il nostro indirizzo mail redazione@tglab.it. Grazie per essere stati con noi, arrivederci alla prossima settimana. La Fisascat CISL tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del terziario, turismo e servizi, garantendo l'assistenza nelle vertenze collettive e individuali e nelle procedure di conciliazione e arbitrato stabilite dalle norme di legge e dei contratti. La Fisascat CISL, attraverso la contrattazione, sostiene la bilateralità, cioè il modello partecipativo nel sistema delle relazioni sindacali, che interviene in supporto del welfare pubblico per l'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e la formazione professionale continua.
All'indirizzo www.fisascat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali, regionali e interregionali, alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel terziario, turismo e servizi. La Fisascat, insieme alla FELSA CISL, ha dato vita alla FIST, la Federazione Italiana dei Sindacati del Terziario, per sviluppare una tutela a 360 gradi per i lavoratori dipendenti, autonomi, atipici e somministrati. La Fisascat, la FELSA e la FIST sono il tuo sistema di tutela.